se la dorme in questo bel pomeriggio autunnale. Io vi faccio vedere i miei ultimi acquisti sperando che vi piacciano. Ovviamente faccio molto piano, Alfredino, così non ti disturbo. Buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti, ciao, come state? Spero che stiate bene. Comunque questa collezione so che è ancora presente negli store OVS perché l'ho intravista l'altra settimana, quindi chi fosse interessato può trovare ancora questi oggettini. Vi faccio vedere tre o quattro cose che ho preso di questa collezione che secondo me era deliziosa, che comprendeva tanti accessori da borsetta e non, porta occhiali, delle trousse, porta trucchi, addirittura agendine stupende, rubriche, pennine, porta moneta, insomma era una collezione molto vasta, tutta sciccosissima. Allora attingo al mio sacchetto, appunto il sacchetto di OVS come vi dicevo, e vi faccio vedere questa linea. Il primo oggetto che ho preso subito è questa pochette, questo portatrucchi in color nero con i pois sopra dorati, con questa scritta in rosa C'est la vie. Come apertura ha una nappina dorata e nera. L'ho pagata 9,99 euro e mi sembra che sia molto capiente, non l'ho ancora utilizzata, addirittura ha all'interno ancora la carta, però mi sembra molto carina. A seguire ho preso il porta occhiali, lo utilizzerò per i miei occhiali da sole, per metterlo in borsetta sicuramente, potrebbe essere anche un porta cellulare ma credo che lo userò per porta occhiali, all'apertura laterale qua. E questo recita très chic e l'ho trovato veramente molto très chic, è morbidosissimo e questa cosa mi piace tanto, è morbido, molto confortevole, tutto dorato, tutto brillantinoso, tutto sberluccicoso come piace a me, con la scritta in nero. E questo l'ho pagato 3,99 euro, quindi era una collezione non troppo costosa, però secondo me è davvero davvero carina. Un altro pezzo di questa collezione è questa, ok, che si è anche aperta nel frattempo, molto simile al portatrucchi che vi ho fatto vedere prima, ma si differenzia in quanto questo non è un portatrucchi ma è un portagioie, un portagioie e porta oggettini da viaggio. La scritta è la medesima, C'est la vie, sempre scritto in rosa, spero che si riesca a vedere qualcosa perché fuori ormai è già notte, tutte le mie luci che ho in cucina sono accese, più di così non riesco a fare. Invece di essere un portatrucchi, una pochette, è un portagioie da viaggio, si apre attraverso questi due bottoncini laterali, uno e due, ed è formata da tante bustine trasparenti con la loro cernierina, all'interno delle quali si possono introdurre gli orecchini, i braccialetti, quello che usualmente ci si porta in viaggio, quindi una, due, tre postazioni e poi in fondo ancora una bustina molto capiente. L'inizio ha un gancio a S dorato che serve proprio affinché la si possa appendere magari in hotel quando ce ne andiamo in vacanza, quindi questa rimane appesa e noi troviamo facilmente tutte le nostre cosine che ci siamo portati. L'ho trovata tanto tanto simpatica, si richiude esattamente in questa maniera con i bottoncini 1 e 2. Ecco qua. Quindi questi sono i tre elementi di questa collezione che ho acquistato, che secondo me valevano veramente la pena. Ma non vi ho detto quanto ho pagato il portagioie, l'ho pagato 12,99 euro. Ho preso questo pandino che io trovo tanto simpatico ed è un portamonete molto morbido e la cosa mi piace moltissimo, l'ho pagato esattamente 5,99 euro, Shaka Beauty, sempre da OVS, che ha tutti sia i trucchi della Shaka sia gli accessori.
alla sua cernierina. Vediamo se riesco, ecco qua, è abbastanza capiente, lo userò probabilmente proprio sì come portamonete. Io davanti a queste cosettine non riesco mai a resistere, me ne faccio un cruccio, ma è così. Spero che si veda la bellezza di questo pandino troppo simpatico. E poi ho preso questi semplicissimi orecchini che tra l'altro ho pagato pochissimo, ho pagato 1,99 euro. Sono semplicissimi, rotondi, di un bel grigio chiaro, un grigio che mi piace moltissimo, e sono proprio i classici orecchini che porto molto spesso, con la clip, non con il buchino. Sono €1,99, mi sembrava una gran bella occasione, quindi visti e presi. È questa sciarpettina alla quale non ho saputo assolutamente resistere, è sfondo rosa cipria e è tutta gattosa, tutta fatta di faccine con i gatti, faccine bianche e faccine nere su sfondo rosa cipria, e è tutta delimitata da queste piccole nappine nere di ciniglia, mi sembra che siano, ed è secondo me troppo simpatica e non potevo proprio lasciarla lì, simpaticissima. Questa qua l'ho pagata 7,99 euro, taglia unica, non so che materiale sia, sembra un materiale molto morbidoso, 100% viscosa, morbida, non pensavo che fosse così morbida e anche così calda. Quando vedo queste cose un po' gattose non so resistere. Ok, questo è tutto, questo era il mio piccolo haul, spero che vi sia piaciuto, spero che questa collezione da OVS vi sia piaciuta. Se avete modo, andate a vedere se c'è ancora qualcosa, perché a parer mio era davvero deliziosa. Vi abbraccio tanto, vi mando un bacione a tutti, ci si vede presto al prossimo video. Ciao!